evitare la vendita di botti illegali, evitare che vi siano feriti la notte di Capodanno. Attenzione forte anche a Cava dei Tirreni sul fronte, contrasto ai fuochi illegali. Controlli e attenzione forte da parte del locale commissariato. Approfondire in questo periodo prenatalizio il tema della sicurezza per quanto riguarda l'utilizzo di fuochi d'artificio come di materiale pirotecnico che purtroppo, come sappiamo, ogni anno genera vittime, specie e soprattutto tra i bambini, perché chiaramente non avendo una particolare percezione del pericolo né tantomeno conoscenze specifiche, quindi ancor meno degli adulti chiaramente, rischiano di poter maneggiare impropriamente questi materiali. Ci sono sempre comunque ogni anno degli appelli continui da parte vostra, da parte delle forze dell'ordine, e soprattutto controlli tesi ad evitare che vengano venduti i cosiddetti botti legali, perché poi sono quelli più pericolosi ovviamente. Certo, ci sono ogni anno controlli da parte delle forze dell'ordine proprio per rintracciare la produzione di questi materiali illegali e quindi sequestrarli. E ci sono fortunatamente anche queste iniziative che vanno al di là dei controlli e quindi dei sequestri e che vanno proprio a incidere sulla sicurezza, cioè vanno a insegnare alle persone e a far capire alle persone quali sono i pericoli che possono incontrare nel momento in cui, volendo o non volendo, si trovano di fronte a un oggetto pericoloso del genere. Quindi questo è utilissimo, al pari del lavoro di prevenzione, di repressione dei reati legati alla diffusione di questo materiale illegale.